essere in giuria è sempre bellissimo, bellissimo perché ti permette di vedere moltissimi film e ti permette di scambiare delle opinioni con delle persone che molto spesso vengono da culture diverse in termini di cinema e quindi hanno anche gusti leggermente diversi. È interessante perché come regista mi dà moltissime ispirazioni. Mi fa vedere moltissimi diversi tipi di stili, di linguaggi, di ricerca e soprattutto nel documentario è interessante perché il livello di sperimentazione è infinito e quindi soprattutto quando la selezione è molto buona e a Torino è sempre una selezione molto intelligente, poi vedere per esempio nello stesso giorno due film sul padre o due film che hanno uno stesso linguaggio, insomma c'è una selezione che guida anche noi giurati in una discussione interessante, quindi è sempre bello. Io trovo che la cosa bella del documentario sia che è estremamente difficile definirlo. Questo crea proprio uno spazio in cui ci si può muovere, sia in termini di quello che uno pensa stia rappresentando, sia in termini di come farlo. Per cui ora c'è chi lo chiama cinema del reale, io spesso chiamo i miei film con attori non professionisti. Perché sento che c'è una ricerca che va verso il cinema e non verso una testimonianza che mi permette di pensare strutture narrative, pensare in termini di un racconto, di una storia che sia però una ricerca anche sul linguaggio. Il misunderstanding che c'è sempre stato sul documentario, ma che viene da lontano, è che appunto sia qualcosa che semplicemente testimonia e quindi normalmente quando tu dici vado a vedere un documentario la gente pensa che sarà una cosa noiosa, che sarà qualcosa di informativo e in realtà non è mai stato questo perché anche negli anni 60 i grandi maestri iniziavano tutti col documentario, addirittura col documentario industriale ed erano documentari industriali pazzeschi, fatti con degli obiettivi anche abbastanza estremi, in pellicola, c'era una ricerca sul linguaggio molto forte, quindi in realtà definirlo secondo me è proprio il modo per sminuirlo, perché nel documentario in fondo si racconta una storia e il fatto di raccontarla con dei mezzi più limitati, con delle truppe più ridotte, diciamo, attraverso il fatto spesso di non dover utilizzare degli attori, ti dà una libertà per cui poi riuscire a definire in senso stretto cosa sia, depotenzia proprio il racconto. Ormai diciamo, anche i festival si sono adattati a questa cosa per cui i documentari sono insieme ai film, non c'è più tutta questa schematizzazione come c'era prima perché è impossibile avercela. Ci sono tantissimi ibridi, come si chiamano ora, che è un termine orrendo, però ci sono anche moltissimi film girati in modo documentaristico con attori professionisti. Se l'avessero girato 10 anni prima nella loro carriera, probabilmente erano lo stesso film con attori non professionisti perché non se li potevano permettere o non li interessavano. Quindi in realtà il limite, insomma, è molto fragile. Ma io al Torino Film Festival ci sono arrivata nel 2006, quindi è stato il mio primo grande festival, grazie a Davide Oberto che vide il mio primo film. E l'ho presa in concorso e è stato sempre un grandissimo piacere venire qui perché io ci venivo anche prima di venire in concorso perché è un festival particolare in cui ci sono delle sezioni parallele veramente importanti quasi quanto il concorso e interessanti quanto il concorso. Si possono vedere film che in altri festival non si vedrebbero mai, anche perché qui la regola come dire, dell'opera che viene solo qui, nelle sezioni parallele è ampiamente superata, quindi si possono vedere film che sono stati anche in altri festival. L'importante è che
siano interessanti e coerenti con una scelta. Quindi mi è sempre piaciuto. Poi mi ha portato molta fortuna. Ci sono già venuta con due film. Si mangia benissimo. Io sono arrivata al cinema abbastanza tardi, nel senso che io vengo dal teatro danza che facevo con un gruppo russo che si chiamava Derevo, che ci ha portato in Russia, ci ha portato nell'Europa dell'Est. Era un tipo di teatro abbastanza d'avanguardia, senza parole, ispirato un po' a Grotowski, un po' al Buto. Quindi io vengo da una tradizione un po' strana, diciamo un po' particolare, che mi ha insegnato tantissimo come educazione visuale. Poi per caso io mi trovavo a Barcellona e scoprì questo corso di documentario, che all'epoca era la prima edizione, e mi sembrò in realtà una specie di incastro perfetto fra tante mie passioni, perché io ho sempre viaggiato tantissimo, ho fatto antropologia e nello stesso tempo avevo appunto questa formazione visuale che veniva dal teatro, per cui per me il cinema è stata una scoperta che mi ha permesso di un po' di sublimare tutte le mie passioni in una stessa cosa, però mantenendo un alto grado di libertà. Il fatto di praticare il documentario e praticare questo tipo di cinema è sempre connesso alla libertà, perché fai tutto un lavoro di ricerca che è molto avventuroso, non è mai a tavolino, ti permette di conoscere persone che non avresti mai conosciuto, di andare in giro con truppe molto ridotte, quindi di muoverti, di riuscire a seguire delle storie per tanto tempo, cosa che con il cinema di finzione sarebbe stato impossibile. Quindi per me il cinema è riuscire a esprimere, diciamo, la mia visione del mondo, quello che io sento importante, raccontare delle storie in un modo che comunque rimanga libero. E dunque la scelta dei film avviene sempre in modo molto casuale, nel senso che io mi sono poi resa conto negli anni che creavo come un'aspettativa che riguardava anche la mia vita, il fatto che magari per un periodo fossi fissata con la questione della casa o fossi fissata con certe cose, e poi piano piano andando in giro, conoscendo persone, venivano fuori delle storie, e la storia che io sceglievo era una storia che mi risuonava particolarmente perché spesso racchiudeva tanti livelli. Cioè aveva tanti livelli di lettura in modo da permettermi di non fare un film a senso unico, un film in cui io dovessi raccontare per esempio la storia con un tono e un'attitudine morale unica. Non so, se tu racconti una storia su un genocidio, per esempio, è una storia molto difficile da raccontare. Nello stesso tempo tu hai molte, come dire, hai molti strati di senso, e quindi puoi riuscire a capire qual è il tuo. Quindi mi piacciono delle storie in cui io riesco a trovare il mio spazio per interpretare la storia e raccontarla in un certo modo. Il Liberami, lo spazio era che io la vedevo come una finestra su un disagio, ma era un disagio contemporaneo, quindi non era un film sulla Chiesa, di testimonianza di una qualche attività violenta o corretta o guaritrice solo della Chiesa. Era per me anche proprio aprire mettere una luce su quello che era il disagio postmoderno, quindi un disagio con delle caratteristiche un po' diverse. E questo mi ha permesso anche di trattarla con dei toni che forse non erano quelli che uno si aspettava esattamente da questo tipo di tematica. È proprio quello il bello, diciamo.